L'impatto sul territorio cremonese del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fra procedure gestionali e nuovi progetti. Ecco il tema che aprirà il prossimo numero del settimanale Mondo Padano in edicola venerdì 7 luglio, nel Focus a cura del giornalista Cristiano Guarneri. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il documento strategico che l'Italia ha approvato nel 2021 per la ripresa della propria economia dopo l'urto del Covid e fa parte del più vasto programma europeo chiamato Next Generation EU, che cuba un fondo di 720 miliardi di euro, 191 dei quali destinati all'Italia. Nel nostro approfondimento facciamo una fotografia della situazione a livello locale, perché le risorse del PNRR sono gestite dai comuni del territorio. Analizzando la situazione nella provincia di Cremona emergono alcune differenze. Mentre i grandi comuni hanno la forza in termini di personale e risorse per gestire la mole di lavoro burocratico che impone il piano e quindi riescono a centrare gli obiettivi, i piccoli comuni trovano maggiori difficoltà. I piccoli e piccolissimi comuni, non avendo questa forza, restano incagliati dentro procedure burocratiche oggettivamente mastodontiche utilizzando sistemi informativi di rendicontazione che molto spesso hanno dato grandi difficoltà. Si tenga conto che un piccolissimo comune deve suddividere il tempo di lavoro del proprio segretario comunale con altri comuni, e questo ovviamente genera ritardi nelle procedure di bando, di apertura dei cantieri, di chiusura e di rendicontazione. Il Focus di Mondo Padano infine illustrerà nello specifico le aree del comune di Cremona che beneficeranno dei fondi, come l'area Frazzi, pronta a diventare un polo culturale, e San Francesco, destinato a trasformarsi in un centro di ritrovo ed espressività per i giovani.